giorno in cartolina. Intanto prosegue lo scontro tra il governo e l'INPS, anzi con il presidente dell'INPS Boeri, sugli effetti del decreto dignità nel mondo del lavoro. Da una parte il rallentamento della crescita stimato dal Fondo Monetario Internazionale, dall'altra l'andamento ancora incoraggiante dell'industria italiana. In giugno, secondo l'Istat, sono cresciuti fatturato e ordini delle imprese, raggiungendo il livello più alto da inizio anno. Segnano un più 1,7% i ricavi delle imprese rispetto ad aprile, mentre gli ordini salgono di oltre 3,5 punti. Un incremento che coinvolge tutti i principali settori e in particolar modo quello energetico. Riviste invece a ribasso le stime sull'inflazione all'1,3%, con i beni alimentari e per la cura della casa e della persona che aumentano del 2,2% in un anno. Intanto, dopo 2 mesi di crescita, sono in calo dell'1,6% le esportazioni delle imprese, il settore che sinora ha trascinato la ripresa. Dati con cui dovrà fare i conti il ministro dell'Economia Tria, che tra poco illustrerà in Commissione Finanze al Senato la linea del governo sui conti pubblici. E in Parlamento inizia anche il confronto sul decreto lavoro che, secondo il ministro Di Maio, dovrebbe contenere anche incentivi per stabilizzare i contratti. Nel pomeriggio atteso l'intervento in commissione del presidente dell'INPS Boeri, che difende le stime dell'istituto sulla perdita di 8.000 posti di lavoro a causa delle limitazioni ai contratti a tempo determinato introdotte dal decreto. Di Maio e Tria contestano il rapporto dell'INPS, ma la modifica più importante da introdurre nel decreto, secondo il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, è l'abolizione della causalità dei contratti. Per ogni assunzione va indicata una motivazione che alla fine, secondo gli industriali, scoraggia le imprese e può essere fonte di contenzioso. E il presidente del CNA ribadisce che è necessario ridurre il carico fiscale sulle imprese e reintrodurre i voucher. Firmato